Allora, in genere non è necessario curare la malattia acuta, in quanto la malattia acuta, come abbiamo visto, è prerogativa quasi della popolazione adulta ormai in Italia, e quindi questa popolazione ha un alto tasso di guarigione spontanea, per cui la cura di un'epatite acuta oggi non è una procedura messa in atto. La maggior parte dei pazienti che contraggono l'infezione in età adulta guariscono spontaneamente perché sono delle persone immunocompetenti e quindi raramente si osserva l'evoluzione verso la cronicità. Diversamente, se la cronicità si è già instaurata, oggi noi abbiamo a disposizione molti farmaci che ci consentono, se non di risolvere il problema, quantomeno di determinare un blocco della replica virale e quindi una riduzione della progressione della malattia. Abbiamo due principali categorie di farmaci che sono gli interferoni e gli antivirali e vengono utilizzati in condizioni leggermente diverse l'uno dall'altro, ma sempre sulla base della funzione epatica del fegato che stiamo curando. Attualmente l'epatite B è una malattia che può essere curata con successo.